Bene, sono le 21 e quindi puntuali come sempre iniziamo un nuovo episodio di Dialoghi Copernicani. Benvenuti a tutti, una buona serata. Io sono Enrico Pagliarini. Questa sera condurrò io il dialogo di questa sera che sarà con l'ospite che vi presenterò tra poco. Vi ricordo come sempre che è possibile, se non lo avete già fatto con Slido, è possibile poi partecipare nel corso della serata con la chat di Zoom o con tutti gli altri strumenti che avete a disposizione. In qualche modo dovremmo riuscire a raccogliere tutte le vostre domande, i vostri spunti, i vostri suggerimenti per animare anche questo dialogo. Vi ricordo che i Dialoghi Copernicani è una serie di dialoghi che toccano vari aspetti della nostra vita, direi, perché poi noi siamo appassionati di futuro, appassionati di tecnologia, di come la tecnologia e l'innovazione ha un impatto sulle nostre vite, sui nostri paesi, sulle nostre democrazie. Quindi questo è uno degli episodi dei dialoghi che trovate poi disponibili su internet. Comunque fate sempre riferimento al sito internet dei Copernicani per tutte le informazioni, per tutti i feedback e anche per tutto l'archivio. Questa sera, come sempre, ci facciamo un po', di domande e molti di noi, molti cittadini, non tutti, per la verità, ma diciamo che molti, lo sappiamo, dipendiamo chi più, chi meno in varia misura, a volte anche inconsciamente da grandi aziende che conosciamo e a volte definiamo come i colossi della rete. In alcuni casi hanno dato forma, diciamo, nella migliore delle ipotesi, a degli oligopoli, in altre a dei monopoli, a volte anche dei monopoli di fatto. Questa sera ci domandiamo quanto potere hanno queste aziende, come stanno influenzando l'economia dei paesi. Ovviamente faremo riferimento molto ai paesi che sono nostri vicini, l'Europa, ma poi allargheremo anche il quadro agli Stati Uniti, che sono sempre un faro da questo punto di vista, o dovrebbero esserlo, poi anche questa sera ne parleremo. Sicuramente molte di queste aziende che hanno plasmato la rete sono americane, ma senza dimenticarci poi di quello che sta succedendo in Asia e in modo particolare in Cina. Ci domanderemo, ad esempio, quanto potere oggi hanno queste aziende, come stanno influenzando l'economia dei paesi, le democrazie. Abbiamo avuto tanti esempi da questo punto di vista, gli equilibri geopolitici. Molto spesso facciamo riferimento a equilibri geopolitici. Allora, vi presento il nostro ospite, perché insomma, se no faccio un'introduzione troppo lunga, il professor Tommaso Valletti. Buonasera, benvenuto, grazie di essere con noi. Buonasera a voi, mille grazie Enrico e mille grazie ai Copernicani per l'invito. Bene, subito un ringraziamento per il tempo che ci mette a disposizione questa sera il professore che insegna economia all'Imperial College Business School a Londra, è collegato con noi da Londra, è docente in aspettativa all'Università Tor Vergata di Roma e ha insegnato, adesso noi abbiamo fatto un riassunto, non vogliamo fare un'introduzione troppo lunga, ha insegnato alla London School of Economics, al Paris Tech, all'École Polytechnique a Parigi. Dal 2016 al 2019 ha ricoperto l'incarico di capo economista per la competizione presso la Commissione europea, quindi la DG Competition, se non sbaglio il termine tecnico è questo. E sicuramente questa è stata un'esperienza molto interessante anche per vedere quali sono gli input che arrivano a Bruxelles da tutti i soggetti che elencavo prima. Allora, io ho buttato sul piatto, sul tavolo questa sera alcuni temi, alcuni elementi. La prima domanda che le vorrei fare è se ci dobbiamo preoccupare o comunque dobbiamo fare attenzione a certe dinamiche che stanno accadendo oggi e che accadranno sempre più frequentemente o magari in maniera più intensa nei prossimi anni. Ecco, quali sono secondo lei i punti di attenzione che dobbiamo mettere in evidenza, che dobbiamo sottolineare? Ma direi che i punti di attenzione sono molteplici. Se dobbiamo preoccuparci, direi che non è solo la risposta è sì, è una risposta così, senz'altro in positivo, alla domanda, però è ormai una risposta che ci siamo dati in
in tanti. E ci siamo dati questa risposta un po' in ritardo anche. Ecco, siamo arrivati in ritardo, ci siamo accorti in ritardo del grande potere di mercato economico, politico, varie dimensioni di cui possiamo parlare questa sera. E se volete, per partire così da una grande pennellata, quando parliamo di queste grandi aziende della rete digitale, delle big tech, di Google, di Amazon, di Microsoft, di Apple, di Facebook, stiamo parlando di un fenomeno che si può distinguere in due grandi decadi, cioè abbiamo anche due periodi di 15 anni. L'internet, il successo di internet commerciale inizia negli anni 90, e abbiamo una prima fase che è stata veramente una fase di espansione, di rottura, di nuovi modelli che venivano sviluppati, di imprenditoria, di anarchia anche. E c'era una grande promessa che la rete diventasse una fonte di informazione, di abbassasse tutte le barriere dei mercati, desse più accountability anche nei confronti dei politici, perché possiamo informarci e possiamo prendere tutta l'informazione. Una promessa di democrazia, di libertà, e c'è stata sicuramente questa parte incredibile, entusiasmante fino in circa al 2005. E questa fase inizia anche, non possiamo dimenticarcelo, sulle spalle dell'ultimo caso antitrust che gli Stati Uniti avevano fatto a fine anni 90, ancora con l'amministrazione Clinton, che era stata una causa intentata contro Microsoft. Fra l'altro non passata nemmeno in giudicato perché c'era stato un accordo fra le parti prima, però è l'ultimo caso, 1998, che gli Stati Uniti hanno fatto qualcosa di antitrust. Quindi si era posto un po' un freno a quello che era allora lo strapotere di mercato di Microsoft, che aveva il dominio dei sistemi operativi dei nostri desktop, che lo stava estendendo su quelle che erano le nuove parti dell'internet che emergevano, che erano i browser, che erano i media player, cose che ormai sono passate adesso, ma allora erano veramente delle cose estremamente nuove. E sulla base un po' di questo caso antitrust, l'Europa seguì a ruota col commissario Mario Monti, che era commissario per la concorrenza all'inizio degli anni 2000. Si pone un freno a quello che era il gigante digitale di allora, e conseguenza, forse come la coincidenza, diciamo così, non voglio individuare un nesso causale, ma le generazioni di nuove aziende, le Google, le Facebook che conosciamo adesso, emergono, Amazon emergono negli stessi anni. Però adesso quelle aziende stanno ripetendo, adesso hanno ripreso il ruolo che Microsoft aveva allora. Quindi gli ultimi dal 2008-2009, gli ultimi 13-14 anni, sono anni di dominanza e di potere di mercato. Alcuni numeri: dal 2010 più o meno il 93-95% di tutte le ricerche fatte da qualunque browser, da qualunque motore di ricerca, passano da un solo motore di ricerca che sarebbe Google. E sono già da 11-12 anni sui telefonini cellulari e ancora di più, perché questo è successo grazie al merito, ma questo è successo anche ad azioni anticompetitive. Per buttare lì un paio di cose che non tutti sanno, è vero che Google possiede Android e la dava gratis ai produttori di telefonini, però attenzione, questo è stato il mio lavoro come capo economista, attaccava delle condizioni contrattuali che se eri Samsung, se eri Huawei e volevi Android, dovevi però preinstallare tutta la suite di prodotti Google, dovevi mettere il widget che fosse Google, dovevi mettere Google Media Player. Non pago di questo, che la gente dirà: ma c'è un altro servizio, un altro sistema operativo iOS, uno poteva andare dai telefonini Apple. Bene, Google paga anche ogni anno 15 miliardi di dollari per essere preinstallati sui telefonini Apple. Quindi dov'è lo spazio per la concorrenza? Non esiste. C'è stato sicuramente merito, ma ci sono stati anche abusi eclatanti. Sono state comminate multe, sono state fatte degli interventi. Io come capo economista ho gestito tre casi contro Google: Google Shopping, Google Android e AdSense, che era uno un po' più carino. Poi ci siamo accorti che si arrivava sempre molto in ritardo. Esordito dicendo siamo arrivati in ritardo. Il caso Google Shopping è il più indicativo. Si è impiegato 7 anni per arrivare ad una decisione,
i rimedi non sono ancora stati accettati. Comunque Google si è appellata, la Corte europea si è pronunciata 2 settimane fa dando ragione al DG Comp, alla Commissione, ma andrà, e dopo 4 anni di analisi adesso andranno sicuramente alla Corte di Giustizia, quindi alla European Court of Justice. Quindi questo ci dice che gli strumenti a disposizione che abbiamo utilizzato fino adesso, intervenendo ex post, non sono sufficienti. Però ci troviamo in una condizione dove la dominanza ce l'abbiamo. Ho fatto l'esempio di Google, ma posso farne altrettanti partendo da Facebook, posso parlare del commercio elettronico su Amazon e ci sono gli esempi. Non è solamente il merito, ovviamente molte di queste aziende sono molto brave, ma si è consentito loro di fare qualunque cosa. L'intervento a posteriori con gli strumenti dell'antitrust sono spuntati a dir poco. Abbiamo consentito a queste aziende di acquistare, di fare fusioni, andavano a fare shopping come volevano senza essere mai bloccate. Adesso ci siamo trovati di fronte a un dato di fatto e finalmente le proposte che sono sul tavolo adesso della Commissione, in Inghilterra cosa diverso, anche negli Stati Uniti, però sono tutte proposte regolatorie perché i monopoli nel passato ne abbiamo avuto nelle telecomunicazioni, ne abbiamo avuto nei settori a rete, nelle ferrovie, le abbiamo avute nell'elettricità e abbiamo avuto degli interventi strutturali, degli interventi regolatori ex ante e adesso stiamo introducendoli, siamo ancora a livello di legislazione e quindi la macchina non è ancora partita, ma almeno la direzione è quella giusta. Bene, lasciamo l'Europa un attimo. Lei è avvantaggiato perché è già a Londra, quindi è già più vicino agli Stati Uniti, diciamo che ha cominciato già ad allontanarsi. Lasciamo un attimo l'Europa, poi ci torniamo perché ovviamente siamo in Europa, l'Europa è importante. Importante anche perché la regolazione europea molto spesso, comunque a volte, influenza poi il resto del mondo. Vediamo ad esempio il GDPR. Ma visto che stiamo parlando di aziende praticamente tutte americane, dal suo punto di vista, perché gli Stati Uniti non intervengono? Siamo arrivati ad un punto nel quale sarebbe necessario un intervento o gli Stati Uniti non intervengono perché ci sono i cinesi hanno grandi player e se gli Stati Uniti ammazzano uno di questi player, poi vincono i cinesi definitivamente? Ma questa è una delle argomentazioni che hanno tentato soprattutto Facebook di mandare avanti dicendo attenti se ci regolate vince la Cina. In realtà questi argomenti adesso non hanno più il peso che potevano avere qualche anno fa. Storicamente gli Stati Uniti hanno cominciato a, come dire, a disinteressarsi degli interventi di antitrust già da 20 anni, quindi non è solamente Trump, ma già con l'amministrazione Obama, e non dimentichiamoci, queste sono cose importanti, tra i più grossi finanziatori della campagna elettorale di Obama c'erano le aziende di Silicon Valley, no? Quindi c'è un sistema di lobby che in America è istituzionalizzato, quindi sono stati i grandi finanziatori. Però in generale anche gli Stati Uniti hanno utilizzato una visione dell'economia molto datata, molto scuola di Chicago anni 70, i mercati funzionano, basta che ci sia libertà di entrata, lasciamo gli interventi regolatori sono sempre sbagliati in maniera un po' ideologica, abbandonando di fatto il campo dell'antitrust, come ho detto, per almeno 20 anni. Amministrazione Obama non ha fatto caso, sono stati 8 anni. È stato Clinton, l'ultima amministrazione, che comunque sono quelli che fanno le nomine poi al Dipartimento di Giustizia e alla Federal Trade Commission che si occupa di queste cose. Noto però un cambiamento di clima molto veloce. Biden ha sorpreso tutti facendo delle nomine molto radicali. Ha messo a capo della FTC, la Federal Trade Commission, perché lì i mandati sono divisi tra il Dipartimento di Giustizia e la Federal Trade Commission. Ha messo alla FTC una giovane donna di origini pakistane, Lina Khan, che ha 32 anni, che ha scritto un paper accademico contro Amazon quando aveva ancora 26 anni, credo che fosse una sorta di tesi di laurea, che ha instaurato un nuovo movimento e lei è la chair proprio della FTC. Il Dipartimento di Giustizia hanno adesso nominato Jonathan Canter, che è un avvocato molto conosciuto, ma anche lui è progressista. Quindi c'è proprio un cambiamento molto veloce della posizione dell'amministrazione Biden nei confronti delle Big Tech.
Quindi lei pensa che sia, oltre che necessario intervenire, che siamo vicini a possibili interventi? Ma direi che è un approccio condiviso, quindi l'Europa ha iniziato prima, con la commissaria Vestager, che era la mia vecchia boss, una donna fantastica. Abbiamo iniziato prima in Europa ad occuparci di questi problemi, abbiamo fatto per primi delle analisi, per esempio come economista potevo partire anch'io dall'assunzione sul web, facciamo le ricerche, vediamo l'informazione, che meraviglia, c'è questa ipotesi dell'uomo razionale. Poi quando sono andato a vedere i dati alla mano e vedevo che il 98% delle persone stanno sulla prima pagina dei risultati, cliccano sul primo risultato che gli fai vedere, cioè tutte quelle che chiamiamo economia comportamentale. Tu rivaluti un pochettino alcune assunzioni anche di come funzionano i mercati e quando ci sono questi comportamenti molto, molto estremi, ovviamente cosa fanno Google, Facebook? Fanno quello che si chiama A/B testing, quello che facciamo nei supermercati. Ti faccio vedere un prodotto in alto a sinistra, in basso a destra, te lo metto rosso, te lo metto più in grande, più sfocato, meno, e vai a vedere dove clicchi. E fanno su scala gigantesca questi esperimenti in continuazione per vedere come la nostra testa si comporta e non è l'ipotesi. Che spendiamo 7 ore a vedere qual è la migliore cosa per noi. Sono cose immediate, cioè ci sono dei comportamenti psicologici alla base di come ci comportiamo sulla rete che noi economisti non avevamo ben capito. Comunque, tornando alla domanda, abbiamo realizzato in Europa che i problemi c'erano. Siamo stati molto lenti però nell'installare i casi, anche perché c'è il diritto alla difesa, hanno dei dipartimenti legali pazzeschi, immaginate quanta gente può mettere sul piatto un'azienda come Google. La capitalizzazione di mercato delle GAFAM oggi è di 10 trilioni di dollari, che sono numeri che non riusciamo a capire. Cioè, il GDP del Giappone è la metà. Chiaro, uno è un flusso, uno stop. Però per dirvi, sono cifre fantasmagoriche. Quindi i casi sono arrivati in ritardo, i rimedi sono, le multe non servono perché sì, abbiamo comminato 9 miliardi di euro come multe nei tre casi Google, però il fatturato di Google ogni anno dalla pubblicità sono circa 300 miliardi di dollari. Quindi se una tanto devi pagare così è il costo di far business e lo fai. E allora l'America finalmente è arrivata pure loro. Hanno visto, questa è una buona cosa, che i casi europei avevano una buona quantità di evidenza di dati, e sono andati però prima verso la strada regolatoria. Lì lo fanno con gli strumenti, passano nel congresso americano, devono passare delle leggi. Noi lo facciamo invece con la macchina ancora dell'Europa, della Commissione. Stiamo facendo due grossi interventi fra gli altri che si chiamano Digital Markets Act e Digital Services Act. Poi non so se interessa Enrico, la Cina anche sta entrando Ci arriviamo, ci velocissima. Allora, no, arriviamo, no, no, ci aspetta, arriviamo. aspetta. Allora, a proposito di, poi torniamo negli Stati Uniti perché mi sono arrivate anche delle domande su alcuni casi americani, ma visto che abbiamo citato l'Europa, questi due interventi che probabilmente il prossimo anno potrebbero vedere la luce dopo l'approvazione del Parlamento europeo e un accordo all'interno del Consiglio europeo. Questi due atti, questi due provvedimenti della Commissione potrebbero risolvere alcuni dei problemi che abbiamo, cioè quali sono poi in definitiva le soluzioni che possiamo adottare per accelerare le decisioni, per evitare che la regolamentazione arrivi 7 anni dopo, 10 anni dopo, ma anche forse 2 o 3 anni dopo sarebbe tardi. Ma i principi di tutti gli interventi che stiamo facendo in Europa, l'Inghilterra in maniera un po' separata, l'America e la Cina, anche sono basati su due fattori. Uno è il cercare di rendere i mercati più contendibili, quello che si diceva prima è impossibile, sì, non potrei anche essere il miglior motore di ricerca, ma se è tutto già stato bloccato perché Android è di proprietà di Google e in più dà anche 15 miliardi all'anno per essere preinstallato anche su Apple, come faccio a entrare? Allora, uno è la contendibilità, fare in modo che l'entrata sia più facile e quindi c'è tutto un, ovviamente non siamo a entrare nei dettagli adesso, ma un sistema di interconnessione, portabilità dei dati, interoperabilità, tutte delle cose che rendono più facile, per fare un esempio, facciamo degli esempi che sono sempre le cose più facili. Prendete un sistema di messaggeria, dove il mercato è assolutamente dominato da WhatsApp e da Messenger che è di proprietà di
Facebook, quindi sono la stessa azienda. La gente dice: ma come? Ci siamo accorti quando a gennaio volevano cambiare i termini sulla privacy, che non si capiva bene, l'avevano fatto casualmente all'indomani del tentativo di rivolta al Campidoglio americano, quando non volevano fare insediare l'amministrazione Biden. Abbiamo scaricato Signal, abbiamo scaricato Telegram. Quindi è facile competere. Un attimo, un po' veloce, andiamo a vedere i dati poi. Quante volte sei riuscito veramente a comunicare su Telegram e su Signal? Sei riuscito a portarti tutte le tue chat che avevi su WhatsApp? Sei riuscito a portare su Signal? Risposta no. Sei riuscito a convincere tutti i tuoi amici, la tua mamma, i tuoi parenti? Sei riuscito a farlo? No. Se vai a vedere i numeri, ancora adesso il 93% di tutti i messaggi fatti, non di quanto tu hai provato una volta nella vita, ma quante sono le comunicazioni, sono fatte solo attraverso Facebook. E invece con un sistema di interconnessioni, interoperabilità, portabilità dei dati, questo è, io riesco a contattarti indipendentemente dall'applicazione che tu hai scaricato, che è quello che abbiamo fatto nei telefoni. Se pensi ai telefonini, dove anche lì è un oligopolio, non è un monopolio, però per rendere, anche se sono 3, 4, 5 operatori a seconda della quantità di licenze a disposizione in un paese, però io se voglio cambiare, cambio. Cambio la mia SIM, tengo il numero, tengo i miei contatti e posso chiamare chiunque su qualunque rete. Quindi questi sono stati dei principi che economicamente vogliamo che le economie di rete, le economie di scala ci siano perché creano efficienza, ma non vogliamo che vadano tutte appannaggio di una sola impresa. Adesso ce ne sono questi ecosistemi, che come la canzone degli chi erano, Hotel California, no? È facile entrare, ma è impossibile uscirne poi, no? Sono dei sistemi che sono diventati così. Quindi un principio è la contendibilità, fare mercati più contestable, brutta traduzione. E quell'altro è di fairness, fare in modo che la concorrenza sia leale. E fairness, che sembra un principio strano, ma è stato finalmente anche confermato dalla Corte europea un paio di settimane fa, la prima volta che si sono pronunciati sul caso Google Shopping. Google, quando è entrata nel sistema tanti anni fa di comparison shopping services, ovvero quando cerchi un paio di scarpe e vuoi capire quanto costano e dove comprarle, hanno cominciato a promuovere il proprio servizio e rimandavano su pagina 3, 4, 5 i concorrenti, che sappiamo, abbiamo visto che se sei su pagina 3, 4, 5 nessuno ti vede. Quindi questo vuol dire, in termini economici, non poter discriminare, non poter fare questo che si chiama self preferencing, che sono concetti che in termini legali venivano visti come innovativi. La commissione veniva scimmiottata da tutti gli esperti di giurisprudenza, dicendo: ma cos'è questo self-preferencing? Non si è mai visto prima. Adesso hanno dato ragione che il problema c'era. Quindi, e questo si applica ad Apple quando compete con Spotify, quando dovrebbe valere per Amazon, quando non solo è, come dire, l'arbitro del mercato, ma giocatore anche, perché sulla stessa piattaforma può sia creare un mercato, ma competere contro altra gente che deve passare attraverso la sua piattaforma. Quindi questi due principi ci sono. Saranno sufficienti? Allora, come al solito, gli economisti hanno due mani. Io ho due tipi di personalità. Se voglio sperare, è la direzione giusta. Uno dei paradossi che vedo, però, è che le stesse persone, e metto me stesso in mezzo, perché non è che io non mi prendo le responsabilità. Noi che abbiamo fallito con la regolamentazione antitrust, perché non siamo riusciti, siamo le stesse persone che sono state chiamate adesso a intervenire in questo dibattito. Io posso essere un po' più da una certa direzione, ma noi che abbiamo fallito non dovremmo essere le stesse persone che si mettono a regolare. Io vedo invece sempre le stesse facce, sempre gli stessi discorsi, ed è una tendenza a procrastinare. L'Europa, anche se posso dire una cosa, Enrico, ha fatto dei casi antitrust, ho menzionato tre Google, ma ha fatto anche Amazon Marketplace, ha fatto uno Facebook, eccetera, eccetera. E la legislazione che vediamo adesso è un po' come dire, un ex post, un po' un rimettere quei casi, li mettiamo dentro delle reti adesso, ma quei casi ci sono già stati, la concorrenza è già morta, non riusciamo a recuperarlo. Quindi manca, questo si chiama future proof, manca questa capacità di essere un po' più visionari, no? E quindi non vedo questo sistema come messo particolarmente bene. Se voglio tornare dalla parte positiva, dice: abbiamo capito almeno che ci sono cinque problemi, risolviamo quelli, poi quando ne avremo degli altri risolveremo quelli. In una battaglia con le aziende che abbiamo detto hanno
eccellenti persone, da ingegneri a economisti, che però hanno dei business model che vogliono difendere nella maniera più assoluta, c'è una sproporzione di risorse. La Commissione sta mettendo sul tavolo 80 persone per fare il regolatore del sistema, che sono troppo poche. Quindi è una questione di risorse anche. E secondo me è importante che anche gli stati membri comincino a regolare ciascuno per sé. Perché una regolazione ottimale non esiste, è un procrastinare, almeno cominciamo ad imparare, cominciamo a fare di più. Così come nelle telecomunicazioni, che è un'industria che conosco bene perché ci ho lavorato, però anche lì abbiamo avuto un cappello europeo, un framework di regolazione europea, e poi i vari regolatori nazionali si sono tirati, rimboccati le maniche, chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, ma chi ha fatto bene è diventata anche guida e segnale per gli altri. Quindi c'è stato anche un apprendimento istituzionale che secondo me ci dovrà essere assolutamente anche qua, perché non l'abbiamo mai fatto prima. Bene, poi arriviamo alla Cina e torniamo, facciamo il giro del mondo e torniamo negli Stati Uniti. Volevo fare una domanda anche su qualche retroscena a Bruxelles, partendo però da Roma. Pochi giorni fa parlavo con una persona che gestisce un'azienda italiana e su uno dei grandi temi di attualità, non lo cito, ma insomma è uno dei temi diciamo, di dibattito anche a livello politico. Mi diceva, guarda, uno dei problemi che abbiamo è che i lobbisti se li sono presi tutti gli americani, non ce ne sono più. Non è un problema di essere incapaci di fare lobby, si sono presi tutte le persone che in qualche modo sono competenti su questo tema. Se questo succede a Roma, figuriamoci a Bruxelles. Ecco, che tipo di pressione organizzano questi big player sulla Commissione europea? Oh, questo è un tema sul quale ho scritto anche pagine e pagine. È incredibile. Io arrivavo dall'università, dalla mia torre d'avorio, e quando mi sono trovato di fronte a queste macchine da guerra, di lobby e di advocacy, mi sono anche risvegliato, ecco, diciamo così. E una macchina continua. A Bruxelles ci saranno un centinaio di cosiddetti think tanks, che non rivelano da chi sono finanziati. Ci sono ogni giorno workshop, seminari. Oh, tra l'altro, mi sono dimenticato di fare io la mia disclosure. Non lavoro per nessuna azienda, sono un accademico e adesso lavoro per il regolatore del settore finanziario in Inghilterra, che è la Financial Conduct Authority. Sono un membro del consiglio di amministrazione, ma dovete sempre chiedere, chiunque venga da voi deve dire: va benissimo fare le consulenze, non c'è nulla di male, però deve essere trasparente. Invece questo non c'era mai la disclosure, non veniva mai rivelato chi faceva, chiamando il professore qua e là, l'accademico esimio, in realtà era un consulente pagato. E sono continuazioni, in continuazione, i centri sono finanziati. Ci sono anche dei centri che dicono di essere centri di ricerca, non hanno nulla a che fare con quello che la gente dell'università intende essere la ricerca, nel senso che viene pubblicata poi in riviste scientifiche, con referaggio, con determinati criteri, però sono lì pronti per fare dei pamphlet, come una sorta di giornalismo semplice, per dare una chiave di lettura, già una storia digerita per i policy maker, per i regolatori che sono anche motivati, c'è della gente brava, però sono alla fine dei burocrati, dei funzionari, quindi c'è sempre la stessa storia che ti viene raccontata. Parlava di un imprenditore, ecco, quelli che non ci sono mai, figuriamoci la società civile, ma anche le piccole imprese, non ci sono mai a queste tavole, mai, 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 e poi mai. Le loro avviso, anche perché probabilmente non hanno le risorse, come di farlo, sono impegnate ad innovare, sono impegnate a fare altro, però c'è una mancanza di diversità di vedute che è pazzesca. E quindi se il regolatore si sente raccontare: oh, ma l'economia mi dice questo, poi ovviamente non l'ha chiesto a un economista che viene dall'università, perché anche noi all'università siamo rimasti addormentati a lungo, siamo rimasti dormienti per una serie di motivi, che questo non è il contesto, ma se volete vi dico perché siamo rimasti addormentati. Però l'accademia non c'è, ci sono solamente una visione unilaterale, il regolatore con risorse limitate si sente dire che tutto va bene, gli viene detto sempre un articoletto giornalistico con tre numeri che può ripetere, e quindi sono
soprattutto in un settore guidato dal precedente legale, che è importante, il precedente legale, perché l'Europa ha una paura pazzesca di perdere poi alla Corte di Giustizia, perché è una sorta di stigma che ti rimane attaccata per sempre. Allora è una sorta di cane che si morde la coda. Non c'è precedente, non avviamo il caso, non ci sarà mai il precedente. Questa è un'inerzia pazzesca che ha portato poi dove siamo, ai mercati dominati, con potere di mercato, con delle conseguenze che stiamo vedendo adesso. Perché all'università siete rimasti addormentati? All'università siamo rimasti addormentati perché il mio campo è l'economia industriale, quindi l'economia applicata proprio a temi della concorrenza. Quella che adesso la regola aurea per pubblicare nel mio campo è avere lavori empirici per fare, perché l'economia ti dimostra che ci sono dei trade-off e i lavori empirici vengono fatti con dei dati. E qua c'è il paradosso. Queste aziende che siedono sul tesoro di dati più importante dell'umanità, perché non so quante, che tra l'altro non è manco chiaro se sia loro, se sia nostro, non hanno mai dato il becco di un dato ad un ricercatore indipendente. Quindi l'Accademia non ha potuto fare ricerca per 20 anni, non potendo fare la ricerca con i dati non puoi pubblicare, se non pubblichi sei morto accademicamente. Quindi generazioni di accademici sono andati a fare altro, sono andati a fare, che ne so, esperimenti nell'economia dello sviluppo, abbiamo dato al mercato del lavoro, ci sono i dati, i mercati finanziari ce ne sono un po' di più, dove ci sono quei dati abbiamo dato anche dei premi Nobel, ci sono eccellenti economisti, però il talento non è andato a concentrarsi su queste industrie perché non si poteva avere accesso ai dati, non avendo accesso ai dati non puoi pubblicare, quindi l'accademico ha detto ok, io devo avere la mia carriera, ho il mio mestiere anche, non posso certo stare ad. Io ho provato anche alla fine del mio mandato come chief economist a DigiComp ad avvicinarmi, anzi sono stato avvicinato da alcune aziende, c'è un professore, lei ha sempre accusato, facciamo. Proviamo a mettere insieme un centro di ricerca e ho detto ok, ma a me non servono i soldi, a me servono i dati, perché i soldi li poi li trovi. A noi servono i dati e vabbè, ma per far che cosa? E alla fine non se ne è fatto nulla perché volevano subito mettere l'ACI e l'acciuoli, e poi possiamo vedere i risultati. Ma cosa vuoi dimostrare? Dico, ma cosa voglio dimostrare? Se so già qual è la risposta, non è una domanda interessante di ricerca, e quindi non se ne è fatto nulla perché è impossibile. Interessante, qua vediamo come verrà messo in pratica. C'è un articolo 31 del DSA, non del DMA, del DSA, che dice che le aziende devono dare alla comunità scientifica accesso ai dati per poter avere delle valutazioni. Finalmente, finalmente, perché questo per almeno non voglio essere troppo la mia parrocchia, però è importante perché, ripeto, ha un'analisi indipendente ed è una strategia sulla quale ho anche scritto dei pezzi così. C'è una strategia che si chiama agnotologia, ovvero la scienza dell'instillare il dubbio, agnosis, no? Instillare il dubbio, che è una strategia che iniziò con le grandi aziende del tabacco negli anni 50, che avevano già evidenza che le cose non andavano bene se fumavi, ma al posto di dare accesso ai dati, ma non è che facessero. Ovviamente ostacolavano una certa diffusione del sapere, ma andavano anche dalle grandi università americane, andavano a Stanford, andavano ad Harvard, dicevano il cancro è importante, io ti do i soldi, tu fammi la ricerca sul cancro, però che ne so, legata al cibo che mangi, all'attività fisica, quindi di nuovo la concentrazione è lì, e quindi ci sono le cause del cancro, sono multiple, ci siamo arrivati a 40 anni dopo poi a capire che la salute pubblica, no, era assolutamente colpita dal fenomeno del fumo. E anche qua non danno i dati, finanziano cose varie, finanziano cose altre che non c'entrano con la concorrenza e la conoscenza non procede mai. Dunque, è già passata mezz'ora, quindi dobbiamo cercare di accelerare su alcuni temi. Tra poco passeremo alle domande che ci sono arrivate. La Cina, non ci dobbiamo dimenticare della Cina. Ecco, in tutto ciò, qual è il ruolo della Cina, anche alla luce di alcune decisioni, per alcuni forse sorprendenti, che sono state prese recentemente dalla Cina, che in qualche modo sembrano almeno tentare di ridurre la influenza che anche in Cina hanno le grandi aziende di tecnologia. Beh, parlando della Cina, ovviamente, finora abbiamo avuto questi due modelli di internet, quello non regolato di Silicon Valley, quindi
il capitalismo che fa sorveglianza, come dice la Zuboff, oppure abbiamo avuto la sorveglianza fatta dallo Stato, come succede in Cina. Quindi l'Europa è importante che si dia anche un criterio, perché né quello cinese né quello americano sembrano essere dei buoni modelli, ed è importante che si parli di cosa vogliamo essere noi, la nostra identità, cosa vogliamo farci in queste piattaforme, come vogliamo comunicare, come vogliamo scambiare, come vogliamo fare le attività economiche, le attività personali. Cioè, dobbiamo domandarci se come collettivamente non ci poniamo prima queste domande, le risposte sono sempre parziali. Comunque è affascinante vedere come la Cina ancora una volta si muove in maniera molto veloce. Io credo che è stato di fatto il primo paese che si è dotata adesso di una legislazione antitrust e di una regolamentazione nei confronti delle big tech più invasiva, più profonda rispetto a quelle che sono proposte sia in America che in Europa. Quindi break up, che di qua non se ne parla, interruzione delle fusioni per alcune imprese, interoperabilità, tutte quelle cose che abbiamo detto prima le hanno già fatte, le hanno fatte in maniera veloce e hanno già un regolatore con centinaia di persone che l'ha messa in piedi. Perché lo facciano? Ci sono due scuole di pensiero che secondo me non sono in opposizione. Una è la Cina ha capito che questa dominanza, questo potere di mercato alla fin fine strangola l'economia, non è un buon modello di imprenditoria, non è un buon modello di innovazione. Per intenderci, se arriva una startup che fa una nuova app e questa app riesce a migliorare, è un complemento che migliora al margine il sistema di Google, che gli consente di fare una pubblicità ancora più ipertargetizzata. Beh, questa startup probabilmente verrà comprata con un buon prezzo e l'imprenditore diventa ricco e può passare ad altro. Però collettivamente non si è creata ricchezza, no? Perché non è un'invenzione che abbia creato del benessere per i consumatori, o se l'ha fatto è molto limitato. Ecco, quindi il modello attuale non genera una direzione dell'innovazione tecnologica al vantaggio della collettività, e la Cina se n'è accorta, e la Cina se n'è accorta e ha messo questi freni per avere un'economia forse più darwiniana, affinché ci possano essere dei concorrenti ad Alipay, a Tencent, a questi giganti che hanno anche loro. Poi ovviamente il potere economico genera potere politico anche, e quindi avere un Jack Ma o dei personaggi del genere che sono straordinariamente ricchi potranno diventare dei contrattanti al Partito Comunista cinese, che non è una cosa ammissibile. Quindi io vedo le due cose che vanno insieme. Hanno voluto decurtare il potere economico di alcune persone che erano troppo scomode dal punto di vista politico, e nel contempo creare anche una situazione che fosse più dinamica per l'economia cinese. Quindi non c'è una contraddizione, quale sia la prima delle due cause, non sono in grado di dirlo. Allora, noi abbiamo parlato dell'Europa, degli Stati Uniti, della Cina. C'è, a suo avviso, qualche nazione e di conseguenza poi anche player rilevanti sul mondo internet che può o potrà, penso ad esempio all'India, che comunque è un paese economicamente che sta crescendo molto forte. Diciamo, c'è qualcos'altro che dobbiamo tenere in considerazione o di fatto le dinamiche si svolgono in questi tre poli? Beh, le dinamiche si svolgono a livello globale, perché quando parliamo di Facebook non è che c'hai Facebook Italia, Facebook Sì, India, però Facebook. diciamo, Cioè, però Facebook è americana, no? assolutamente. E quindi c'è bisogno però di avere un. C'è bisogno. Io una nota di ottimismo la vedo sul fatto che il multilateralismo, che ovviamente era morto con Donald Trump, è ritornato un po' in voga, e quindi se l'Europa e gli Stati Uniti insieme, come regolatori si mettono insieme, bene, hanno una potenza di fuoco che è più rilevante. L'India è strana, però l'India per esempio è stato il primo paese che ha capito quale fosse anche l'egemonia di Facebook, che stava cercando di dare connettività al paese. Ovviamente c'è un sacco di povertà, un sacco di gente che non può permettersi di avere uno smartphone. Glielo davano a basso costo, però a patto che loro avessero solamente Facebook, Instagram e il sistema Facebook installato
telefonino. Quindi si parla di un nuovo colonialismo digitale, cosa che Facebook ha fatto assolutamente in molti paesi dell'Africa, quindi leggi sulla privacy, lì non ci sono. L'India è stato il primo paese che già nel 2016 ha detto Facebook, manco per niente, non ti consentiamo di fare questo, e lo sviluppo digitale lo facciamo con il sistema fiscale, con dei trasferimenti dello Stato. Quindi l'India ha un potere e anche un'industria del software pazzesca, quindi hanno le capacità. Però il punto, quali sono le industrie? È ovvio che adesso le industrie americane sono al. Però io vorrei che i nostri ascoltatori, chi è qua, capisse che noi siamo in Europa, in Inghilterra, in altri paesi, dobbiamo prendere il punto di vista delle nostre aziende e vogliamo che le nostre aziende, ovviamente, abbiano successo, ma che riescano anche a sopravvivere. Ecco perché la strada della regolazione con questi strumenti per rendere i mercati più contendibili, che vuol dire io riesco a sopravvivere sulle spalle dei giganti, riesco ad avere anche un'ambizione di innovazione più grande se io non posso, cioè no, se io invece devo contrastare da solo senza poter avere nessuna interconnessione al sistema Google, non ci penso nemmeno. Ecco, dobbiamo pensare a questo, non dobbiamo pensare a quello che invece gli attori americani fanno, che vengono in Italia o soprattutto in Irlanda e in altri paesi e dicono noi investiamo e faremo un centro di dati e assumiamo 100 persone. Adesso Meta, assumiamo non so quante migliaia di persone e in cambio di questa promessa di posti di lavoro non ci devi regolare, che questo è il gioco che loro vogliono fare. Pensiamo un po' più in grande, pensiamo che invece i posti di lavoro possiamo crearli anche noi, non direttamente come Stato, probabilmente, perché io credo che ognuno abbia i suoi compiti, però abbiamo un sistema universitario, imprenditoriale che funziona a patto che possa sopravvivere insieme a questi giganti. Bene, dunque, una domanda di Stefano Quintarelli che tra l'altro Che saluto. molti di questi temi li ha affrontati all'interno di Capitalismo immateriale, uno dei libri che sono stati scritti da Quintarelli, dice che, cioè ricorda che fece una proposta di legge che diceva che prevedeva che l'utente potesse installare e disinstallare il software che vuole, che desidera sul proprio device. È stata approvata all'unanimità alla Camera e in tutte le commissioni del Senato, poi non è più stata calendarizzata per il voto finale, cosa che succede spesso per le proposte di legge, scrive Quintarelli, con un grande sforzo di lobby delle imprese. Allora, la domanda è: questa idea della device neutrality è contenuta all'interno del Digital Market Act europeo? È una misura utile, necessaria? Pensa che arriverà in fondo, che riusciremo a vedere poi concretamente questa proposta? Sì, la proposta che Stefano fece allora era un'ottima proposta e poi, come spesso capita, ottime proposte non passano per i motivi all'uso Stefano, però quelle proposte rimangono, nel senso che finalmente, cioè, c'è una nuova generazione di. Come dire, di consapevolezza anche. Stefano, essendo esperto del settore, ci è arrivato forse prima di altri, però c'è una nuova generazione, anche economisti come me, assolutamente ortodossi, abbiamo un certo peso anche, abbiamo fatto valere le nostre osservazioni, adesso questo sta partendo. Io quello che spero è che i regolatori si dotino anche di risorse affinché possano monitorare che queste cose, perché il mio vero pa la mia vera paura è che la legislazione europea dovrebbe essere self-enforcing, ovvero che la gente ha capito che non devi far quello e non lo fanno perché ti ho già dato un testo che è assolutamente trasparente e non ambiguo. Quando mi diranno non c'è stata nessuna self-preferencing di Amazon e mi danno un rapporto di 1.000 pagine e mi dicono leggito, l'ho visto, ho fatto tutto, non so bene. Quindi nessuno è ancora andato a fondo a vedere qual è la questione dell'algoritmo che bisogna avere, i regolatori devono avere accesso non per rubare i diritti di proprietà intellettuale, ma per poter fare degli esperimenti, per poter capire perché questi algoritmi sono assolutamente opachi. E tornando forse a una suggestione del titolo del libro di Stefano, a cui rendo omaggio, il paradosso, se volete, di queste piattaforme che vediamo adesso
e cos'è che è diverso rispetto al cambiamento tecnologico. L'abbiamo avuto cambiamento tecnologico nel passato, abbiamo avuto, non so, il treno a vapore, vuoi dirmi che non è stata una cosa importante? Allora, cos'è diverso? Queste tecnologie, al di là della scala e della velocità, che riescono a fare le cose che senza precedenti, però hanno da un lato abbattuto barriere. Perché non c'è più un mercato geografico. Noi economisti che cerchiamo di definire il mercato rilevante, ma cos'è Google? È un motore di ricerca? È un ecosistema? Non riusciamo a definire perché appunto i confini non ci sono più. Nel contempo hanno ricreato dei confini, ma in maniera immateriale. Io non so quello che Enrico Pagliarini vede adesso come notizie raccomandate da Facebook, o qual è la pubblicità che vede Stefano Quintarelli, o perché io non ho il profilo di Enrico Pagliarini, non ho il profilo, e nessuno di noi è in grado di farlo. Quindi hanno da un lato abbattuto queste barriere e dall'altro ne hanno create infinite a livello individuale, seguendoci, mettendo i dati, raccogliendo informazione che non era mai esistito prima. Quindi se vuoi, fenomeni di segregazione che una volta li vedevi perché vedevi la città dove era bella e dove era brutta, no? Vedevi i quartieri dove stavano i neri e dove stavano i bianchi ricchi. Queste cose qua non riesci più a vederle adesso, perché io ti posso mandare un'informazione e ti posso mandare l'informazione opposta a un'altra persona senza che tu lo sappia. E questo ha dei rischi, li abbiamo visti, per le nostre economie, ma a livello politico anche. Quindi queste sono veramente le novità di queste piattaforme che ci siamo accorti adesso, se comincio prima con ritardo, ma meglio tardi che mai. Certo. Dunque, sempre Stefano chiede se conosce il caso antitrust del Texas contro Google e se pensa che sia fondato, se può, insomma, se può parlare un po' di questo caso, insomma, direi di attualità. Beh, la cosa interessante degli Stati Uniti è che adesso c'è non solo questa nouvelle vague di maggiore regolazione a livello federale, ma gli stati anche si sono messi insieme, il Texas con General Paxson, che è il loro attorney general, guida, ma non è solo il Texas, ci sono, non so se siano 35-40 stati, dei casi contro Google, se ne sono un po' divisi. Quello che è interessante è sono andati proprio al cuore, qual è l'abuso che stanno facendo nei mercati pubblicitari, e hanno trovato fra l'altro evidenza che l'unico posto di un'eventuale concorrenza che ci poteva essere nella raccolta pubblicitaria era tra Facebook e Google, e si sono accordati. Quello che è interessante, pare che proprio Zuckerberg lo sapesse, anche la Sanders, la Sandberg, Sheryl Sandberg, e la differenza dell'antitrust americano rispetto a quello europeo, che ci sono delle Quindi è diritto penale, cioè tu finisci dentro, finisci dentro se per caso ti beccano a formare dei cartelli, essenzialmente. In Europa paghi la multa e sei libero. E invece lì ci potrebbero essere delle conseguenze penali, tant'è, questo poi non sono un insider a sufficienza, queste cose stanno uscendo adesso e sono state comunicate le settimane passate, casualmente in concomitanza con il battage pubblicitario dell'operazione del Metaverse, no? Che quindi tutta l'attenzione dei giornalisti, eccetera, eccetera, sono andate a vedere questa cosa di non si sa bene cosa sia, che mi sembra un po' tremenda fare videogiochi tutto il giorno usando questi occhialoni, però non so, pochissimi sono stati i giornalisti che si sono andati a guardare qual era questo caso penale nei confronti di Zuckerberg. Dunque, Davide Formica scrive domanda: modelli di cloud federation come Gaia-X e nuovi protocolli per la decentralizzazione della rete possono rappresentare una promettente alternativa allo status quo della rete? Beh, io non mi occupo tanto di protocolli, dovreste più chiedere a un ingegnere. Su Gaia ho sentito opinioni molto diverse. Mettiamola così, quello che manca nella discussione corrente, che comunque è un po', come dire, c'è non so come definirlo, un filosofo della tecnologia che si chiama Morozov, che parla di problema di soluzionismo tecnologico, cioè gente come me che sono tecnocrate, mi si presenta un problema e quando vedo questo problema posso proporre delle soluzioni. Però la narrativa è sempre guidata da un modello dove c'è
come dire, una piattaforma, un pubblicitario, un utente e una app, no? Stiamo sempre parlando di questi quattro e non ci immaginiamo nulla di diverso. Invece manca completamente quello che è ruolo pubblico, ma voglio qualificare un po' la mia affermazione. Cioè noi per anni ci siamo dati, ci incontriamo nella piazza, siamo andati nelle biblioteche, chi crede va in una chiesa, cioè andiamo all'ufficio postale, facciamo cose di questo genere. Questa espressione manca, quindi il pubblico latita completamente, salvo come regolatore per mettere delle norme, mentre è importante secondo me, quindi non so se sia Gaia, ma ci sono anche degli spazi pubblici di fornitura di dati, quindi si potrebbe parlare di data trust, capire come utilizzare i nostri dati. Quello che dicevo prima, proviamo a un certo punto a scordarci di Google, di Facebook, poi immaginiamoci qual è la società che vogliamo con attori pubblici e privati. Questo è un discorso di cui si sente molto poco. Quindi non ho risposto alla domanda sui protocolli, ma rispondo se il pubblico si fa da catalista, perlomeno, da catalizzatore di questo tipo di discussioni, io sono assolutamente d'accordo che vengano. Il problema che vedo, che ho visto dall'interno della Commissione europea, c'è anche lì un bilanciamento dei poteri, la Germania conta più della Francia, che conta un po' più dell'Italia, ci sono un sacco di aziende che vogliono avere aiuti di Stato per fare dei progetti di interesse comune europeo, quando potrebbero essere fatti già con soldi privati, non c'è bisogno di spenderne ulteriori da parte dello Stato. Purtroppo vedo ancora un po' quella vecchia dinamica dove ci sono alcune aziende ben inserite che battono cassa e la Commissione approva. Ok, dunque ci sono altri, se, perché noi abbiamo parlato questa sera di Facebook, cioè Meta, Google, Microsoft, Amazon, questi sono i nomi che girano e poi sono anche i nomi insomma, che sono sulle cronache. Ma se parliamo di oligopoli, monopoli, operazioni eventualmente antitrust, ci sono altri mercati, altri player? Ad esempio, pochi giorni fa leggevo una notizia che Sabre, che è una società americana che si occupa di viaggi, ha praticamente le mani quasi dappertutto e l'articolo diceva molto probabilmente l'ultimo viaggio che avete prenotato in qualche modo è stato gestito da Sabre. Non so, nella sua esperienza ci sono altri casi, settori con aziende magari sconosciute ai più che invece sono dei monopoli e creano problemi? Beh, quello interessante è che anche i regolatori se ne stanno accorgendo, quindi Sabre voleva acquisire Farelogix, quindi c'è stata una fusione Sabre-Farelogix che è stata bloccata perché hanno visto che avevano paura che non ci fosse più sufficiente innovazione, che tra l'altro è una delle quella che avevo definito Innovation Theory of Harm, è uno dei miei lasciti durante il mio mandato di capo economista, che avevano fatto vedere che la concorrenza non si esplica solamente con la mancanza di concorrenza con un aumento dei prezzi, ma sotto alcune circostanze anche come una riduzione dell'innovazione. Quindi abbiamo lasciato un piccolo segno lì. In generale c'è una tendenza, quindi andiamo via un po' dal digitale, ma gli economisti, non gli economisti industriali, ma più i macroeconomisti, quelli che guardano i grandi aggregati, hanno visto che negli ultimi 30 anni abbiamo assistito ad un aumento sia della concentrazione dei mercati industriali in generale, un aumento dei margini. Margini vuol dire l'abilità di mettere dei prezzi al di sopra dei costi variabili di produzione e di ricerca interessante. Questo è soprattutto. Questi sono due fattori. Un terzo fattore che si vede è una diminuzione del dinamismo, nel senso che ogni anno c'è entrata e uscita di impresa, ci sono alcune aziende che muoiono, alcune aziende che nascono, e si vede che l'uscita delle imprese è uguale come nel passato. C'è un tasso di mortalità che non è cambiato, ma il tasso di entrata è molto diminuito. Quindi c'è meno entrata che uscita e quindi c'è meno dinamismo anche. Quindi questo ti indica quanto è più difficile entrare nei mercati adesso. E sempre a livello macro notiamo come la quota di GDP, la quota di PIL che va al fattore lavoro è in diminuzione. Quindi c'è margini, ricchezza, ma non c'è trickle down, non è che scende verso i lavoratori e c'è aumento della
della diseguaglianza. Quindi c'è questo grande quadro dove una delle cause della diseguaglianza che vediamo è legata alla concentrazione di mercato che produce profitti che sono molto skewed, sono molto distribuiti verso una certa parte della distribuzione delle imprese, che sono le imprese grandi, le imprese di successo. Quindi c'è un dibattito tra gli economisti quali sono le cause di questo, se è stata una mancanza di un intervento antitrust, se il cambiamento tecnologico. Io penso che sia una concomitanza di cause, non individui solamente una, però sicuramente quando arrivi, qualunque sia stata la causa, ad un punto dove ti trovi di fronte a un maggiore potere di mercato che c'è, devi reagire con un maggiore intervento, con un giro di vita da regolatorio e antitrust più elevato nel passato. E questo passo non c'era stato fino ad anni recenti, non lo vedo ancora a livello di Commissione europea tradizionale, di DG Comp, il mio ex datore di lavoro, lo vedo invece in questo tentativo di introdurre ex ante della regolazione. Questo, come abbiamo detto prima, è il treno che è partito. Se andrà in una buona direzione, chi vivrà vedrà. Dunque, abbiamo gli ultimi minuti, direi le ultime due domande, cioè l'ultima dalla platea e l'ultima invece che è la classica domanda. Quanto pesano, scrive la presidente dei Copernicani, Patrizia Feletic, dunque adesso però mi si è Inceppato. quasi bloccato il... No, eccolo qua. Dunque, quanto pesano, se pesano... Oppure sono irrilevanti le associazioni dei consumatori nelle cause antitrust o comunque in questo dibattito a Bruxelles? Ma tempo fa avevi detto pesano quasi nulla, però anche lì, cioè, abbiamo avuto dei tentativi. C'è stato un grosso dibattito finalmente. Uno dei tipici approcci a silos, mentalità separate, era quello sui dati. Non abbiamo parlato di privacy adesso, però si parlava sempre: l'antitrust si occupa di concorrenza, invece la tutela del consumatore, consumer protection, sono due mondi separati. Quindi l'autorità antitrust diceva ci sarà il regolatore della privacy che si occupa. Bene, abbiamo capito che invece non puoi tenere le due cose separate. Il business model di molte di queste aziende è basato proprio sulla raccolta dei dati e tu puoi permetterti di raccogliere dati senza permesso solo se hai portiere di mercato, perché nessuno sa dove andare se, no, se è un monopolista. Quindi abbiamo capito che privacy e concorrenza sono proprio un tutt'uno, e in questo dibattito le associazioni dei consumatori, il BEUC a Bruxelles per esempio, hanno avuto un fortissimo ruolo. Amnesty ha avuto un forte ruolo, però ci vuole anche un'apertura da parte dei regolatori che tipicamente non invitavano. Abbiamo provato, per esempio, ma di nuovo come società civile non eravamo coinvolti nel caso, a dire queste cose durante l'ulteriore ennesima fusione tra Google e Fitbit, dicendo guardate che ci sono problemi sulla raccolta dei dati sulla salute, perché Google non è tanto un orologio, bensì può mettere quei dati per entrare nei mercati dell'assicurazione sulla salute, eccetera, eccetera. Non siamo stati ascoltati, ma il dibattito è stato molto buono. Anche quello mi sembra un treno che sia partito. Quindi ringrazio. Più ci sono questi più riusciamo a coinvolgere. Di nuovo, ripeto quello che ho detto prima: l'unico modo per trovare delle buone soluzioni collettive è avere anche opinioni diverse, ma avere un parterre di opinioni che siano diverse. Se no, il problema del passato è che c'era sempre questa unica storia raccontata in maniera univoca da parte dei lobbisti o dei rappresentanti di quelle imprese che ci dicevano tutto bene, madama la, come si diceva? Chiesa, direi. Madama la Marchesa, poi io Sì, sono di non è uno Montese. dei miei E no, più anch'io, okay. Ogni tanto vengo dei retaggi di non so da quale strato del mio passato. E invece quelle cose non vanno per tanto bene, quindi ben vengano quei ce ne vogliono di più. Ecco, dico questo, ce ne vogliono di più. Bene. Dunque, l'ultima domanda, più che una domanda, è un invito al futuro, potremmo dire. Lo slogan, il motto dei Copernicani è innamorati del futuro. E allora, a proposito di futuro rispetto ai temi di cui abbiamo parlato questa sera, quale o quali futuri lei vede, che cosa si aspetta diciamo nel breve, perché poi qualcuno ha detto che sul lungo ci possono essere dei Sì, problemi, no? siamo tutti morti. Direi, allora, nel breve avremo questo dibattito importante sull'innovazione
implementazione di queste nuove regole europee. Io ho notato come un attore importante e si sta dimostrando il Parlamento europeo, perché questo c'è il Consiglio, c'è la Commissione, c'è il Parlamento, visto che le proposte, i più aperti a migliorare, avete capito che sono sulla parte progressista, cioè i più aperti però alle idee che stanno emergendo ho trovato essere non particolari partiti politici, però i rappresentanti del Parlamento europeo, sia dai socialisti che dai popolari, ho visto una buona risposta, quindi mi sembrano molto motivati, quindi da seguire con interesse quello che fanno i membri del Parlamento europeo. Per quello che riguarda più noi, un augurio che si può fare è, visto che in Italia ci sono state molte nuove elezioni amministrative, provare a pensare dei data trust fatti dalle città, perché comunque le città raccolgono dati su come ci muoviamo, il trasporto pubblico, l'energia, e fare in modo che questi data trust sulla falsariga di esperienze che ci sono già state a Barcellona, tra l'altro a Barcellona c'è la nostra Francesca Bria ai tempi, oppure in Olanda, ci sono sia sulla salute pubblica degli esperimenti, sia su quello che si riguarda la mobilità e il risparmio energetico. Una collettività che si è posta prima quali sono i modelli di governance che sono interessanti, tutti possono accedere se quando i dati vengono anonimizzati, vengono aggregati in maniera tale da preservare la privacy, ecco, quelli diventano dei posti dove puoi avere sia noi ricercatori universitari, ma anche delle start-up iniziali che possono allenare i loro algoritmi, possono fare delle cose senza creare dei modelli di business che creano dipendenza come quelli basati sulla pubblicità invasiva che vediamo adesso e sulla perenne ricerca del tuo engagement, ovvero della tua addiction. E invece per poter utilizzare i dati in una maniera propositiva e in una maniera buona, perché comunque c'è un sacco di ricchezza, un sacco di opportunità. Quindi vedo a livello europeo c'è questo mandato sul quale tutti dobbiamo continuare a seguire, ma a livello locale ci sono un sacco di iniziative che le città potrebbero farsi promotrici, ecco, dove il ruolo pubblico non è tanto di fare, ma di, come ho detto prima, il catalizzatore, di fare l'elemento che aggrega dei dati pubblici che esistono e possono essere raccolti in vari modi e resi accessibili alle nostre aziende italiane. Bene, professore, noi la ringraziamo, devo dire personalmente invidio ai suoi studenti, perché sono tutti temi che lei affronta anche con passione, oltre che competenza, poi insomma è tutto molto interessante. La ringraziamo per essere stato con noi, quindi ringrazio il professor Tommaso Valletti. Buonasera, a presto.